Ciao a tutti e bentornati qua. E oggi vi farò vedere l'uscita numero 5, che è l'estensione con Paperino. Vi danno la 313 di Paperino più 23 carte e costa 5,50 euro. È l'ultima uscita, quindi oggi finiamo il video su Paperopoli. E praticamente c'è la plancia di gioco che l'ho trovata nella terza uscita, in realtà, e non la sto a aprire. Comunque è il circuito, cioè, vabbè, dai, la vedete così un attimo come riepilogo della roba che c'è. C'era 24 ore di Paperopoli, che è un gioco da tavolo molto bello. E questa è la mia base. Adesso farò anche il video della base dell'Orient Express come promesso. Vedete, togliamo l'estensione e vedete così si vede tutta la base di Paperopoli. Ok, la chiudiamo e poi vediamo gli altri componenti. Allora, ci sono 23 carte di Gastone che sono un po' smistate. Un po' un macello, eh? Ok, più la macchina di Gastone con le carte che abbiamo ricevuto nella quarta uscita, se non sbaglio, esatto, nella quarta uscita. Ah, caspita, qua in Archimede ho paura che è la terza uscita e praticamente mi hanno dato le carte gialle con la macchina sempre. Adesso ve la faccio vedere, è questa qua, gialla, e più le carte gialle, che ho sbagliato, ho preso, sono 23 carte gialle, ecco, quindi sono qua. Poi c'è Gastone, no, Rocket Duck, con la macchina nera e l'estensione, questa, nell'uscita numero 2 in realtà, e con l'uscita numero 4, che è stata la scorsa settimana, abbiamo trovato Paperina. È uscito, giusto, è uscito la 313 di Paperino, è uscita ieri, mi sa, che infatti l'ho preso. Ho fatto un salto in edicola, giusto per vedere se c'erano delle cose che non ho tenuto da parte. E questo non me lo tengono da parte. E poi c'è, per finire, Zio Paperone più le istruzioni, che metto tutto qua. Adesso facciamo un mega video che vi faccio vedere tutto il contenuto di tutte le macchine, eccetera, eccetera. Allora, il numero è 492 di Paperino, il libro. Il libro lo vediamo subito prima di vedere il contenuto. Mettiamo qua il libro, spostiamo un attimo le carte e tutto. Il libro è questo qua, parla anche qua della 24 ore, che c'è anche in fumetteria, dicono, poi io non so. Qua ci sono tutte le storie di Paperino, molto bello, elettrizzante e tutto da leggere. Elettrizzante perché c'era una parte dell'elettricità, quindi per quello ho detto elettrizzante. Comunque ce ne sono un sacco di storie di Paperino, come quello di Zio Paperone. Sono molto belli questi fumetti qua. Dovrei prendere ogni mese, ma non mi va. Cioè, leggere sempre, no. È caduto quello delle istruzioni, volevo tenere un po' tutto in ordine. Comunque non c'è niente alla fine. Questo è il libro, ok? Questo invece è il contenuto che abbiamo trovato in questa uscita. Lo apriamo subito con la macchinina di 313 di Paperino. Guardate che bella, è blu. È molto più piccola rispetto alle altre perché la 313 di Paperino è piccola. In più 23 carte. Vedete? Ci sono tutte le carte di Paperino e sono azzurre. Quindi abbiamo giallo, rosso, e verde, e rosa e nero. Questi sono i colori della 24 ore di Paperopoli. Poi adesso vedrò se farò qualcos'altro.
e di Paperopoli che spiegherò un po' le istruzioni del gioco, ok? Quindi ci vediamo al prossimo video, ciao, al prossimo video, ciao, al prossimo.